Siamo con l'avvocato, il sindaco di Staiti, Giovanna Pellicanò, qui. Buonasera. Buonasera. Siamo qui presenti alla manifestazione Grecanic Art Festival, una manifestazione che è arrivata al suo secondo anno e quest'anno la vede ospite qui nel borgo di Staiti. Allora, la manifestazione l'anno scorso è stato un ottimo successo a Ferruzzano. Noi come amministrazione abbiamo pensato di riproporla, di fare questa proposta a Spanò. Riproponiamo il tutto a Staiti. E come? Ovviamente abbiamo pensato in una maniera un po' più dettagliata. Mentre la manifestazione l'anno scorso si è svolta in un'unica serata, noi quest'anno abbiamo deciso di articolarla in tre diverse giornate. Questo è un periodo molto ricco di manifestazioni nella nostra, sia nell'area grecana che per quanto riguarda la costa ionica, però secondo noi questa manifestazione è un valore aggiunto perché ha integrato tutti gli aspetti che riguardano la nostra realtà locale. Oggi partiremo con una conferenza che metterà in luce quello che sono le nostre iniziative, tutto quello che stiamo tentando di fare, ma in tutta la costa gli amministratori locali stanno realmente lottando per cercare di dare a questa nostra terra un po' di respiro, anche perché alle volte è solo ricordata per fatti nefasti, questioni negative. Dobbiamo entrare nell'ottica di vendere anche il nostro bello, non solo il brutto, cioè il bello della Calabria, e noi con questa manifestazione vogliamo proprio mettere in luce questo, il bello di questa nostra Calabria, di questa nostra terra, soprattutto la fascia ionica. Una tre giorni piena di eventi culturali. Nella giornata di domani ci saranno presenti tantissimi scrittori, quindi laboratori, e poi il giorno 18 con il concerto della cantantessa Francesca Prestia. Allora, abbiamo cercato di fare appunto questo, mettere anche in qualche modo le famiglie in condizione di passare un'intera giornata a Staiti, ovvero venire a Staiti domani significa poter partecipare a delle attività didattiche e dei laboratori idonee per i bambini, dal laboratorio di tarantella, quindi anche per le mamme, per i papà sarà un'occasione, per i turisti sarà un'occasione per poter effettivamente provare l'ebbrezza del ballo dei tarantolati, perché effettivamente è una cosa molto, che piace molto al turista. E poi accanto a questo vi saranno le cose tipiche, cioè filare i maccheroni, riuscire a intagliare i pezzi del presepe, perché noi a Staiti esporremo anche i presepi del borgo di Staiti, fatti dall'artista di Staiti, non è proprio di Staiti perché lei è bresciana, però è staitana doc, relativi a quei presepi, a quelle natività legate a degli scorci dei nostri borghi, come li chiamano oggi i brani del borgo, e noi abbiamo tanti brani del borgo da raccontare. La location questa sera sarà la Chiesa dei Tridetti. Negli anni addietro ci sono state tantissime polemiche anche per quanto riguarda la messa in sicurezza, e stasera sembra che comunque qualcosa si è fatto, quindi ci sono dei lavori in corso o ancora sono fermi? Allora, ci sono dei lavori in corso, ci sono degli interventi che la sovrintendenza ha disposto per Santa Maria dei Tridetti, sono stati fatti nel passato anche altri interventi, diversi interventi. Quando però si agisce su un bene di tale bellezza è sempre possibile trovare dei diverbi. Ovviamente diversi correnti di pensiero hanno, in qualche modo sono visibili ad occhio nudo, cioè nel momento in cui noi guardiamo l'abbazia ci rendiamo conto come gli interventi siano stati diversificati, e diverse sono state anche le scuole che li hanno in qualche modo concretizzate. In ogni caso bisogna partire da questo bellissimo monumento. È un monumento, in questo momento è un rudere, lo possiamo chiamare rudere, lo possiamo chiamare scavo archeologico, ma quello che realmente conta è quello che rappresenta, la sua facciata, cioè nel momento in cui noi siamo nella parte non antistante, ma nella parte posteriore della nostra abbazia, abbiamo la possibilità di perderci in questo incantevole senso di pace, perché quello che realmente si prova nel momento in cui uno viene in una fase della giornata di tranquillità è il senso di pace, che è tipico di chi ha di quel pensiero filosofico, religioso, che ha posto in essere questo splendido monumento
che sorge tra gli olivi e non stona con la realtà rurale e agricola che c'è intorno. Staiti, se non sbaglio, è il comune più piccolo d'Italia. Della Calabria. Noi siamo come numero di abitanti uno dei paesi più piccoli della Calabria. Staiti è uno di quei paesi che io voglio definire così. Non sono ancora dei paesi fantasma, perché noi quando guardiamo a Brancaleone Vetus, Ferruzzano Superiore, che poi è Ferruzzano, sono dei borghi ormai tra virgolette spenti, perché non sono vissuti. Staiti ancora resiste, c'è una popolazione che sta tentando in ogni modo di mettere in luce, come dicevo prima, il bello della nostra Calabria, e lo spopolamento si combatte in questo modo, cioè cercando di non scappare, di accontentarsi anche alle volte di ciò che il territorio offre, perché noi vediamo ogni inverno partire gli autobus pieni di gente, perché il lavoro è lontano, purtroppo ciò che si fa fuori non può essere fatto qua, e questo è anche uno dei grandi mali che in qualche modo bisogna combattere. Ma ripeto, parliamo del bello, perché se noi parliamo del bello riusciamo a dare anche alle future generazioni un po' di speranza. Se noi continuiamo a parlare di ciò che è negativo, le nuove generazioni non possono avere nessun interesse, nessuna volontà a restare in questo posto, perché se noi non glielo dobbiamo rappresentare come brutto. È un posto vivibile, è un posto meraviglioso, ha i suoi problemi, ha le sue problematiche, come ci sono ovunque d'altronde, ma bisogna combatterle con la positività e con il fare soprattutto. Quindi partiamo dal turismo. Partiamo soprattutto dal turismo, perché in questo momento noi possiamo offrire in pochi chilometri montagna e mare. È una cosa che neanche la costa tirrenica può offrire un paesaggio del genere, perché i chilometri sono tanti. Staiti sta solo a 13 chilometri dal mare, che significa che affittare una stanza a Staiti, affittare una casa a Staiti, ti permette in 13 minuti esatti di non traffico, quindi 13 minuti esatti la possibilità di poter approdare in una delle spiagge più belle della nostra Italia. Al via al turismo, alla cultura e all'amore per il territorio a Staiti. Tutto all'amore e l'amore verso il territorio, e soprattutto cercare di non farsi scoraggiare dai cosiddetti disfattisti, da quelli che vedono il negativo in tutto. Ci vuole molto lavoro, fatica, e bisogna indirizzare tutto la cultura, questo ci dice, ci insegna a combattere e a vivere con la natura. La cosa che a me piace sempre sottolineare è come il contadino una volta vivesse in piena armonia con la natura, ma perché la conosceva e perché era un uomo di cultura, la cultura dell'essere contadino, quindi di sfruttare ciò che la natura ti offre.